e abbandonando a noi, stanno abbandonando tutta l'umanità, perché dall'agricoltura si mangia, ci si vive, dall'industria è giusto che ci sia, però senza l'industria possiamo vivere, ma senza l'agricoltura no, perché tutti viviamo dall'agricoltura. Però bisogna considerarla punto per punto, che l'agricoltore da quando si alza, dalla mattina dalle 3, dalle 4, incomincia a spendere da quando accende la luce per andare a lavorare, e a lavorare 17-18 ore al giorno, tutti i santi giorni, festivi, non festivi, e non solo quello, e andiamo avanti per questo litro di latte, consumo, andare a lavorare. Dopo che lavoriamo dobbiamo andare a produrlo, ci vuole, cosa ci vuole? Una pecora per produrre il latte, una vacca, e questo litro di latte, e poi dobbiamo darle da mangiare alla vacca, il mangime, le medicine, il pascolo, i terreni, i concimi, tutto quanto per un litro di latte, e ce lo pagano 50 centesimi. Cosa sono 50 centesimi, ragazzi? Cosa sono? Non possiamo aspettare a Dio, siamo gli uomini, ci devono aiutare, la politica ci deve aiutare, non si deve fare finta di non conoscerci, che ci siamo, e siamo costretti a fare queste dimostrazioni, anche antipatiche, lo so, però le dobbiamo fare, altrimenti neanche ci ascoltano, non solo di parlarci con noi, stanno aspettando che sbagliamo, anzi per denunciarci, per arrestarci, questo stanno facendo. Noi non lo stiamo facendo per divertimento, lo stiamo facendo perché abbiamo bisogno di farlo, e ci devono ascoltare e sentire che siamo persone umane. E poi parlano di esodati, gli esodati siamo noi, il mestiere più povero del mondo, ma non ci arrendiamo, dobbiamo far sentire di valutarci per quello che siamo e per quello che facciamo, che diamo da mangiare e da bere a tutto, a tutti quelli che sono nella terra. Loro però volano in alto, non ci vedono, non ci vogliono vedere, però adesso vengono a chiederci voti per farli sedere bene nella poltrona. Sì, sedetevi, d'accordo, però sedetevi e date uno sguardo a noi, che ci siamo. Dai, grazie. Bravo, bravo, bravo.